Ciao amici e benvenuti in questo video. Oggi non sono sola perché qui con me c'è il nuovo iMac M4 rosa. Non so se riuscite a percepire quanto è grande, ma non ci sta nemmeno nell'inquadratura. Per cui mentre ve ne parlo vi beccherete qualche immagine che ho filmato stamattina. Anche se come poggiatesta devo dire è piuttosto comodo. Comunque, tornando a noi, cosa vedremo in questo video? Come sempre ve l'ho diviso in capitoli così potete decidere voi se guardarvelo tutto e supportarmi e sopportarmi, oppure potete scegliere liberamente quale argomento vi interessa di più. Procediamo quindi con le novità che riguardano i nuovi iMac 2024, dopodiché andiamo ad unboxarlo insieme, facciamo il setup così proviamo subito qualche novità, la mettiamo subito alla prova e infine lo personalizziamo, perché lo sapete che io non lascio nessun dispositivo al caso, tutti devono passare tra le mie mani di personalizzatrice seriale. Cosa cambia nei nuovi iMac 2024? Come sempre sono andata a spulciarmi la pagina di confronto del sito di Apple, perché è veramente fatta bene, super dettagliata, e spulciandola, diciamo, non voglio rendere questo video troppo lungo e palloso, ho scovato tre principali novità di cui secondo me ha super senso parlare. Ovvero, la prima ovviamente è il nuovo chip, il nuovo processore. M4 praticamente significa spaziale. Questo processore ha realmente i superpoteri e, avendo appunto i superpoteri, diciamo che si rivolge a una specifica categoria di persone, ovvero i super professionisti. Questo praticamente ve lo dico sempre: se avete bisogno di tanta potenza nel vostro lavoro con il Mac, l'M4 fa paura, ma poi lo metteremo alla prova. Questo perché in sostanza rende tutto più veloce, tutto più efficiente, non si impalla, non lagga, anche se, diciamo, viene messo tanto sotto sforzo usando applicazioni molto pesanti. La seconda caratteristica che ho individuato e mi piace tantissimo è la versione con nano texture, ovvero questa sorta di effetto opaco del display che ricorda tantissimo le pellicole opache dei telefoni, non so se ve le ricordate. Ci sono ancora, non è che non esistono più, però mi ricordo che andavano tantissimo di moda quando io andavo alle superiori, ce l'avevamo praticamente tutti. Quindi mi ricorda tantissimo quel periodo lì, ma non è assolutamente paragonabile a una pellicola, perché è proprio un vetro fatto in quel modo e la differenza si vede, perché non rovina la qualità dello schermo del display, elimina totalmente i riflessi, e questa è la cosa che mi piace tantissimo, perché io ad esempio ho il computer vicino alla finestra, mi hanno sempre dato fastidio i riflessi, in questo modo non avrò più questo problema. Quindi, diciamo, un pro di avere il nano texture è che potete posizionare il computer in qualsiasi punto voi vogliate, pure all'esterno se volete. E altra cosa che ho notato, non si vedono più le ditate. Adoro, adoro tantissimo, perché è vero, non si deve mai fare, non si deve mai toccare con le dita lo schermo, ma ogni tanto capita, purtroppo. Lo facciamo tutti, non guardatemi male. E quindi questo effetto opaco è perfetto. L'unico aspetto negativo, se così vogliamo chiamarlo, secondo me è solo relativo a chi utilizza il Mac per disegnare, per fare delle grafiche, insomma, per gli artisti. Perché il nero subisce sempre un po' quell'effetto un po' grigio, un po' opaco, appunto. E quindi chi ha bisogno di vedere i colori belli accesi, un bel contrasto, la nano texture forse se non è la migliore opzione, meglio il display semplice, normale. Per l'uso che ne faccio io invece va benissimo, la adoro totalmente. Terza caratteristica che mi è piaciuta moltissimo è che è migliorata la fotocamera interna. Vabbè, interna è l'unica che c'è. Infatti ora è da 12 megapixel e supporta la panoramica da scrivania, che, se non ricordo male, ma correggetemi se sbaglio, negli iMac precedenti questa funzionalità non c'era. Quindi, perché mi piace tanto questa caratteristica? Perché io per il mio lavoro faccio tantissime call, videochiamate, e avere una videocamera di buona qualità già installata nel Mac è l'ideale. È vero, potrei usare anche l'iPhone, giustamente direte, però a volte io lo lascio in giro, me lo dimentico. In questo modo ho una bella videocamera già installata nel mio Mac e siamo tutti contenti. Nelle caratteristiche tecniche cambia ancora un po' qualcosina, sono piccoli dettagli, quindi se volete darci un'occhiata io vi lascio qui nella descrizione il link proprio della pagina di confronto, così ve la potete leggere con calma. Ma queste insomma erano le tre caratteristiche principali che cambiano nel nuovo iMac con M4 rispetto ai Mac precedenti. Io direi, se siete d'accordo, di lasciare un attimo i discorsoni a parte e andiamo a vedere la sostanza. Quindi andiamo a fare subito l'unboxing e vediamo veramente nella pratica queste caratteristiche che sono cambiate. Eccolo qui, ragazzi, nel suo immenso cartone. Procediamo con l'unboxing. Tra l'altro devo confessarvi che questo è il mio primo iMac. Non ne avevo mai avuto uno prima, se non di quelli proprio molto vecchi, tipo 2013. Quindi non so cosa aspettarmi all'interno della scatola. Mi sembra solo un sogno aprire un prodotto Apple così grande.
Allora ragazzi, possiamo dire tutto di Apple, ha i suoi pregi e ha i suoi difetti, ma per quanto riguarda il design, ma quanto è bello, è proprio un piacere guardarlo, bellissimo, bellissimo. Sei bellissimo. Ok, ricomponiamoci, torniamo persone professionali. Come avete visto nell'unboxing si vede tantissimo questo schermo con nanotexture che elimina quasi completamente i riflessi e secondo me affatica anche meno la vista, ma vi aggiornerò su questo dettaglio. Le nuove colorazioni sono queste, ve le lascio qui in sovrimpressione. Io ovviamente ho avuto la possibilità di provare quello rosa. Dico provare ragazzi perché spesso me lo chiedete, non tutti i prodotti che vedete sono miei personali, ma appunto creando questi video per i social a volte ho l'opportunità di provarli, quindi semplicemente mi vengono consegnati per creare contenuti e poi devo restituirli, quindi non sono tutti miei purtroppo, però diciamo che approfitto anche io stessa del mio lavoro per capire cosa mi piace di più e poi diciamo che quello che preferisco me lo vado a comprare. A parte questo vi consiglio vivamente di andarli a vedere in Apple Store dal vivo, perché soprattutto per il rosa è un rosa che cambia rispetto a quello precedente. Questo è il rosa, quello degli anni precedenti secondo me era un po' più pesca, salmone, non lo so. Questo invece è il rosa e anche i cavi sono rosa, quindi immagino che nelle altre colorazioni siano giallo, verde, blu, eccetera. Dettaglio stupendo. Mettiamolo ora alla prova. Procediamo prima di tutto con il setup, quindi mi metto comoda e lo avviamo insieme. Benvenuta su Mac. Configurazione finita, quindi la prima cosa che andrei a provare subito è la videocamera. Sono curiosissima di vedere la qualità. Quindi clicco su continua. Qua mi ha già fatto presente che attiva l'inquadratura automatica. E chi sono io per non provarla subito? Mettiamola subito alla prova. Ok, potrei letteralmente perderci le ore a fare questo giochino. Comunque, raga, funziona bene. Ecco cosa farò nelle mie giornate. Immaginatemi così. No, sto scherzando. Passiamo a testare l'inquadratura della scrivania. Quindi clicco in alto su FaceTime. Qui ci sono anche moltissimi effetti, mentre la panoramica scrivania si trova qui sotto. Ci clicco sopra e come vedete mi fa prendere, diciamo, le misure per poi far partire la videocamera. Non fate caso al casino qui dietro. Quindi posiziono al meglio possibile l'inquadratura e avvio. Che figata! Posso dirlo? È assurdo. Si vede bene, non benissimo chiaramente, ma mi soddisfa, devo dire. Già solo il fatto che riprende quello che sto facendo sulla scrivania e anche me stessa nello stesso momento, già questo mi basta e avanza. Funzione super approvata. Bene raga, ora possiamo fare sessioni one to one di tutorial. In questo modo riesco a farvi vedere bene i passaggi da fare e nel frattempo potete vedere anche la mia faccia. Vi aggiornerò quando aprirò le prenotazioni. Sono passata poi al montaggio video per provare la potenza dell'M4. Per capire bene però mi ci vorrà più tempo, al momento il computer è davvero veloce. Mi ha trasferito 23 giga di video in meno di 2 minuti. Questo per me significa risparmiare tempo e il tempo è oro. Quindi viva l'M4, ma vi aggiornerò in futuro quando aprirò molte più app nello stesso momento. Credo proprio che le regga comunque. Ora non ci resta che concludere con una bella personalizzazione. Iniziamo subito cambiando lo sfondo, anche se devo dire che questo originale di Apple mi piace moltissimo. Mi ricorda un sacco le Big Bubble, comunque andiamo su Pinterest perché ho salvato nel mio profilo qualche sfondo. Se volete ve li lascio tutti nel canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Io procederei con questo che mi ispira moltissimo, quindi lo vado a scaricare, lo sistemiamo qui e andiamo subito ad inserirlo come sfondo, vediamo come cambia. Ecco, mi sono accorta che non ho inserito il tasto destro, quindi andiamo subito ad inserirlo. Cliccavo e non partiva niente, quindi c'è un problema. Quindi andiamo nelle impostazioni di sistema, cerchiamo qui mouse, dopodiché su click secondario lo attiviamo e mettiamo fai click sul tasto destro, così ora è attivo. Ritorno sul mio sfondo, tasto destro e imposta come immagine della scrivania. Eccolo qua, il nostro sfondo. Molto clean e ordinato. Ora creo una nuova cartella dove salvare tutte le foto, lo sposto qua dentro e andiamo a cercare sempre su Google, questa volta, delle cartelle PNG, perché ho intenzione di cambiare anche il colore di queste. Cartella Mac PNG, ce ne sono moltissime, direi di selezionare questa qui,
Perfetto, è già un PNG, quindi la trascino semplicemente sullo schermo. Ora andiamo a cercare un'altra cartella, ma non a forma di cartella, voglio usare un altro tipo di icona. Per esempio cerchiamo una fotocamera rosa PNG. Questa è super carina, quindi la trascino sul desktop. E ora vi faccio vedere come impostarle. Cliccate su foto, tasto destro. Ottieni informazioni e dove c'è questa cartella qua in alto, questo disegnino, voi semplicemente trascinate l'immagine sopra e cambia colore, come vedete. Stessa cosa con la cartella video, quindi tasto destro, ottieni informazioni e ci spostate sopra l'immagine. Se volete toglierla, vi basta cliccare sull'immagine e cancellare e torna come prima. Quindi vado a rimetterla e guardate che carino, così mi piace un sacco. Le sposto appunto in foto ed ecco qua le cartelle pronte per essere utilizzate e in questo modo mi piacciono anche molto di più. Ma cos'altro si può fare con i nuovi Mac? Questo in realtà non con i nuovi Mac ma con gli ultimi aggiornamenti. Si possono aggiungere i widget, quindi andiamo subito ad aggiungere dei widget. Sicuramente ci andrei a inserire l'orologio. Quindi lo trasciniamo qua, poi li sistemiamo meglio. Dopodiché il widget delle batterie per me è fondamentale e lo trasciniamo qua. Vedete? Ho le AirPods cariche, perfetto. Dopodiché mi piace un sacco anche Bean, che è il widget che utilizzo per segnare i paesi in cui sono stata. L'applicazione si chiama Bean, è carinissima ed è gratuita, quindi potete usarla. Dopodiché abbiamo Color Widgets, anche Flip Clock, molto carino. Quasi quasi sostituisco l'orologio con questo, lo faccio subito. Via questo e uso Flip Clock e sicuramente Pinterest. Ci mettiamo il feed. Andiamo ad impostarlo, ok, l'utente c'è. Forse ora va. Perfetto, funziona. E poi andrei a prendere Color Widgets, perfetta. E ci mettiamo un bel calendario. Intanto lo posiziono, poi andiamo a crearlo. Anche se questo qui mi piace, deve averlo preso dal mio telefono perché sono collegati. Infatti qua mi dice Color Widgets da iPhone. Quindi per cambiare questo widget devo farlo sul mio iPhone. Ma direi che già così mi piace. Quindi lo lasciamo, ora andiamo a sistemarli meglio. Devo dire che così ho tutto quello che mi serve, Pinterest cambia da solo in automatico ogni ora, mi sembra. Ultimissima cosa, se no perdo gli impegni del mese, il calendario. E sinceramente li metto entrambi, così meglio, perché senza calendario io sono finita. Ok, riorganizzo meglio tutti questi widget, mentre vi devo dire una cosa, l'unico che non mi piace è questo, perché è troppo scuro, quindi lo rimuovo. E sarò senza batterie, pazienza. Riposiziono le cartelle e devo dire che così ci siamo. Mi rendo conto di avere molte volte l'ora, ma io ho un debole per i widget con l'orario e col calendario, quindi forse per me riempirei tipo tutta la schermata di calendari. Direi che per ora mi fermo qui, ma se vi interessa una personalizzazione più approfondita, fatemelo sapere nei commenti e realizzerò un intero video a riguardo. Bene amici, delle novità abbiamo parlato, l'unboxing è stato fatto, il setup pure. Lo abbiamo anche personalizzato e visto qualche funzione alla prova. Non resta che concludere il video con le solite considerazioni finali. Quindi ha senso cambiare l'iMac se possiedo già uno di quelli precedenti, quindi con M1 o M3? La risposta, come sempre, è dipende, ma in sostanza se avete già un M3 non ha senso passare un M4, mentre se avete un M1 e notate che fa fatica in certe situazioni a caricare le applicazioni, a svolgere il suo lavoro, allora in quel caso ha senso passare all'M4. Tutto sempre dipende dalle vostre esigenze e soprattutto dipende dalla potenza, quindi di quanta potenza avete bisogno. Invece il confronto tra un Mac fisso, diciamo, e un Mac portatile, quindi MacBook e iMac, questo anche dipende tantissimo da voi. Diciamo che gli iMac sono proprio pensati, progettati magari per gli small business, per le aziende, per gli uffici. Quindi vi faccio il mio esempio, io lavoro praticamente da casa, ha senso per me avere un computer fisso dove posso editare video, dove posso tenere tutte le mie cose, lo utilizzo proprio anche come un hard disk, diciamo. Mentre quando viaggio di solito porto sempre con me l'iPad o il telefono e basta. Quindi nel mio caso ha senso avere un Mac fisso in casa perché lavoro in casa, mentre se siete degli studenti che andate da una sede all'altra all'università, immagino, viaggiate, dovete portarvi dietro gli appunti, ha più senso forse avere un Mac portatile, quindi optare per un MacBook. Con veramente tutta la sincerità vi dico che l'iMac serve veramente solo a chi, secondo me, lavora in casa o comunque passa molto tempo in casa, in ufficio o nella propria azienda, insomma, nel proprio negozio, nel proprio locale. Vi dico questo anche perché diciamo che il prezzo più o meno è quello un po' per tutti, quindi se proprio devo spendere quei
i soldi, probabilmente, a meno che non ho proprio la necessità di avere l'iMac in casa, quindi il computer fisso in casa, preferirei sempre scegliere il portatile, ma perché è più versatile. Potete usarlo in casa, potete usarlo viaggiando, potete usarlo ovunque. Quindi diciamo che se fosse il mio primo acquisto di un Mac, sceglierei sicuramente prima il portatile. Bene amici, spero di avervi chiarito qualche dubbio, sempre se lo avevate. Come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se avete qualche domanda vi rispondo volentieri, leggo sempre cosa mi scrivete. Mi piace tantissimo la community che stiamo costruendo. Se vi va quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Per sentirci più spesso vi aspetto anche negli altri miei canali social, mentre qui su YouTube ci vediamo nel prossimo video. A presto!